Ciao, bentornati nella nostra stanza degli orologi per una nuova puntata di Talk. Come sapete, su questo canale parliamo di orologi, storia dell'orologeria, ma anche della storia che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso, perché dietro molti orologi spesso ci sono grandi storie. Anche se in questa puntata parliamo di tutt'altro, perché siamo alla terza puntata di una serie di interviste fatte a Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari, dove mi diverto a stuzzicarlo con qualche domanda scomoda. Quindi, senza perdere tempo, prendiamo la camera e andiamo da Giulio. Terza puntata. Sì. Domande scomode da fare a un reset. Eccola, grazie. Non sono preparate, questo chi ci segue lo sa, e se non lo sa glielo stiamo Sì, io dicendo. speravo che fossi venuto per qualche argomento un po' più facile, però va bene uguale. No, domande scomode. Ok? Prima domanda. Dimmi. Il mercato è crollato negli ultimi tempi. Le No. referenze sono scese. Sì. Ecco, che cosa è successo? Come sta andando Ma guarda, è questo successo, mercato? voi che siete più bravi di me, ne avete già parlato abbastanza. È successo che, come sempre, dati macroeconomici hanno influenzato un po' poi l'economia reale. E crollo del cripto, crollo del mercato ovviamente russo, molti russi compravano soprattutto orologi di alta fascia. Hanno portato a una diminuzione della domanda di alcune referenze. Non tutti gli orologi sono scesi. No, alcuni hanno mantenuto benissimo. Bravissimo. Quali sono scese? Perché secondo te? Sono scese le cosiddette referenze hot, ovvero i Daytona, ovvero i Pepsi, Batman, Starbucks e compagnia bella, no? Diciamo così, quelli che hanno il soprannome, possiamo identificare per rendere più Sì, semplici. è vero, quelle che hanno Esatto, soprannome. perché sono quelli che erano più richiesti ed erano quelli dove gli speculatori meno avveduti si erano concentrati nell'ultimo periodo. Soprattutto gente che, tra virgolette, reinvestiva guadagni in cripto si era concentrato, russi si erano concentrati, ok? Proprio quelli che hanno subito problematiche economiche per fattori completamente esterni al mondo dell'orologeria, li hanno portati sul nostro mercato. Questo ha portato a qualcuno l'ha definita lo scoppio della bolla. Io no, per me non c'è stata nessuna bolla. C'è stato un aumento esagerato precedentemente a questo periodo di queste referenze e quando questi soggetti che le hanno fatte alzare così tanto sono spariti dal punto di vista di acquisto, il mercato si è dovuto semplicemente riequilibrare. Oggi le referenze 8 sono comunque al doppio del listino, Ma sì, queste ma dei per questo non soprannomi. c'è stata bolla. Per questo Si erano semplicemente alzate troppo, dici. esatto. Ok. C'è stato un boost dato da questi personaggi che, come è stato tolto. Quindi l'eccesso di rialzo si è dovuto riassorbire. Tutto Ma in qua. sostanza come sta andando il mercato in Bene. questi mesi? Ma assolutamente bene, anzi, ti posso dire la verità, per chi come me lavora col privato italiano, noi vendiamo all'appassionato italiano, a colui che ancora ha il gusto, sottolineo, penso un po' come mi hanno influenzato, sottolineo l'ancora, il gusto di indossare l'orologio, perché prima c'era troppa gente che veniva qui per fare l'investimento, per fare il guadagno facile, ok? Ecco, quella gente si è un po' allontanata, bisogna essere sinceri. Ma chi invece vuole l'orologio bello, vuole l'orologio particolare, vuole mettere a polso, continua a venire, anzi, viene di più. Perché se prima un Daytona ci volevano 50.000 euro ed era pesante, oggi con poco più di 30 si affacciano molte più persone. E quelli precedenti alla ghiera ceramica ancora meno, hanno Ah, raggiunto prezzi esatto. Quindi siamo normali, possiamo. tornati. No, Costano. Ora, per quello non, che è io non un vorrei far Daytona. passare il concetto che magari 30, 25, 35 mila euro siano cifre da tutti i No, giorni. sono un No, sacco di soldi. esatto. Ok. Quindi mantenendo il rispetto per il denaro, però è ovvio che se tu un prodotto lo vendi a 50.000 hai 100 persone disponibili all'acquisto, se tu lo stesso prodotto lo vendi a 30.000 ne hai 250. Quindi per me il Certo. mercato va bene. Referenza migliore
che hai visto, che hai valutato in questo periodo un po' strano? Qual è l'orologio che si è comportato nel miglior modo, anche che non sia Rolex naturalmente, di tutti quelli che conosci? Ma guarda, forse oggi dopo il salone ti dovrei dire il Milgauss. Il Milgauss? Sì, beh sì, adesso è diventato ovviamente un orologio cult, no? È andato fuori produzione. Però io sono molto legato sempre ai concetti qualitativi, non che Rolex non li abbia, attenzione, ma a quelli dove il mercato premia proprio i fatti, ok? E non le mode, le tendenze. E io ti parlo di Cartier, soprattutto Santos, che è un orologio estremamente stabile sul mercato, è un orologio dove casa madre sta alzando gli stimi e il mercato sta seguendo in maniera naturale, vera, comprando gli orologi con gente che mette al polso, sta seguendo. Parlavo con un concessionario, mi parlava proprio anche per loro della difficoltà di riceverli, di non poter fare sconti. Cartier sta puntando molto sull'orologio. Beh, Cartier è fortissima dall'esperienza sulla gioielleria, ha deciso di investire bei soldini nella qualità del prodotto e poi di fare una campagna, diciamo così, di marketing strutturato molto seria. Quindi sta selezionando sempre di più i propri concessionari, ne ha fatti fuori tanti, probabilmente è una fase di epurazione del mercato che proseguirà ancora per qualche tempo e soprattutto sta creando una rete di distribuzione, di contatto col pubblico che possa dare il giusto valore al concetto di lusso che Cartier esprime da sempre. Sì, beh, Cartier è sinonimo di lusso. Ah, io ero bambino! Al di là degli orologi. Assolutamente. Referenza invece peggiore, quella che non avresti mai voluto avere o comunque che non hai comprato perché è andata veramente da prendere le distanze. Non l'ho avuta. Scusami. Ma una di queste che non hai mai, magari non hai voluto proprio per... I Patek, nell'ultimo periodo di Patek hanno fatto troppo a sali e scendi. Le varie declinazioni soprattutto Nautilus, troppi sali e scendi. Ho amici, colleghi che si sono fatti male. Qualcuno che ha continuato a guadagnare, perché poi sempre lì, sai, è una curva sinusoidale. Se tu la prendi nella punta alta, poi scende e ti fai male. Ma se tu la prendi nella punta bassa, alla risalita guadagni comunque sempre. Certo. Però sono stati pericolosi, insomma. Sono stati pericolosi. Sono ancora oggi pericolosi, come alcuni Audemars. In questo momento sono pericolosi. Sono forse di quegli orologi che sempre tutti vogliono, ma in realtà poi hanno un mercato un po' difficile, forse perché costano tanto anche. Perdonami, c'è sempre il solito problema. Ok. Se tu compri un orologio per speculazione, ti fai male. Ti può andare bene, ma perdonami, nella logica delle cose ti può anche andare male. Certo. Se tu compri un orologio per mettertelo al polso, e quindi non è dopo 6 mesi che ti annoi dell'orologio, dai, lo tieni per qualche anno, stai tranquillo che anche il Patek, che oggi può sembrare più così incerto, dagli qualche anno e sarà comunque una grande soddisfazione anche dal punto di vista economico. Quindi il mio consiglio è sempre lo stesso, lo dico da sempre, cerchiamo di comprare gli orologi che ci piacciono, che vogliamo vivere. Poi, se guadagniamo anche, saremo molto felici. E poi guadagnare è subordinato a vendere, ma esatto. Devi vendere, esatto. Altrimenti va bene, punto e basta. Esatto. Te lo vuoti, punto. Punto. È proprio questo. Quarta domanda. Le richieste più strane dei clienti. Ah, mamma mia. Aspetta, bisogna identificarle per categoria. Ci sono quelle legate all'ignoranza nella materia, quindi per esempio a orologi classici, sai, magari un ultrapiatto di qua di là, ma ovviamente lo dovrei regalare a mio figlio che va al mare. Come no? Ultrapiatto sì, enorme. Sì, sì, sì. Ah no, ma io lo voglio così. Allora, non compro questo orologio, ma lo voglio così che però possa andare al mare, mio figlio. Guardi che non esiste. Quindi, partendo da queste cose a quelle, perdono, quelle più banali. Ma sto facendo un affare? Ecco, quella mi mette in imbarazzo a morire. Perché io mi dico, ma tu puoi mai chiedere a un venditore, sto facendo l'affare?
a prescindere da quale sia la verità, ma cioè esiste qualcuno che ti dirà mai no? E soprattutto, ma perché dobbiamo comprare sempre solo se facciamo un affare? Quindi ti dico, sono troppe, non lo so, onestamente ne succedono di più. Però questa è sì, quella è la più ricorrente, quella è quella che voglio dire, mamma mia, succede tante volte. Considera che per evitare a priori qualunque cosa, noi abbiamo l'anno scorso completato il nostro processo di controllo. Con, abbiamo fatto un investimentino economico per dei macchinari importanti della Wici, che è l'azienda che tra le altre cose fornisce Rolex e altri marchi. Ma qui all'interno della boutique? Sì, perché ormai abbiamo un vero e proprio laboratorio solo per il controllo qualità. E tutti i nostri orologi oggi escono certificati innanzitutto dalle macchine, oltre che da noi, ma dalle macchine. Quindi con l'utilizzo di uno strumento scientifico, oggettivo, imparziale e soprattutto non camuffabile, non truccabile, dai. Quindi testate comunque tutto anche all'interno. Sì, abbiamo fatto un protocollo. Quando vendete? Immagino. Un protocollo a tre passaggi. Ogni orologio da noi viene testato. Ma dove sta questo laboratorio? Quindi... Adesso ti faccio vedere. Ah, se sì, vuoi. Andiamo. Andiamo, dai. Andiamo. Qui per favore non registrare perché entriamo in una. Dove stiamo entrando? Un po'. Dietro le quinte. Faccio strada, vieni. Qui abbiamo... Questo è il simulatore. Il simulatore. Che, tipo le macchine del tempo, giusto per dirla in maniera semplice, dove si montano gli orologi per testarli sulla durata. Quindi su tutta la durata della riserva di carica. Poi abbiamo la potenza per aprire le casse, crono comparatore. Bello questo crono, eh? E questo è l'ultimo modello, quello che ha 8 posizioni. E poi qui abbiamo un altro bel gioiellino che è la nostra prova di impermeabilità, okay, che è la versione più evoluta, anche il crono comparatore è la versione più evoluta che fa la Wici. Questo a quanto arriva? Questo arriva a 10 bar. 10? 10 bar, bello. Ma con i nuovi protocolli. Tu considera che alcuni laboratori che hanno macchine più vecchie, a loro passa i 10 bar e a noi non passa i 3. Per dirti quanto è più sensibile, quanto è più precisa. Tudor sta andando fortissimo. Che cosa ne pensi di tutto? Tudor tanto, tanto bene, perché Tudor è quella marca che non punta a, diciamo, a livello di brandizzazione al concetto di investimento da parte della propria platea di pubblico, ma punta alla sostanza. Come sì, una al poterlo vivere, al poterlo gustare. Tanti appassionati al piacere di avere veramente l'orologio da usare. Sì. Come era Rolex? Cioè, chi compra Tudor oggi lo compra perché se lo vuole mettere al polso subito. Nessuno compra Tudor con un secondo fine, qualunque esso possa essere. È l'orologio da mettere. È un orologio di alta fascia, qualitativamente ormai è sicuramente alta orologeria. Certo, non vorrei che qualcuno capisse che alta orologeria è dire Tudor e dire Vacheron è la stessa cosa. No, però sai, è ottima orologeria in una fascia, ok, che ha un minimo e un massimo. Tudor entra in quella fascia, sicuramente non entra nei piani alti, ma entra in quella fascia. Quindi Tudor è alta orologeria, ma è quell'alta orologeria vivibile sia per prezzi sia per caratteristiche tecniche, perché orologi molto resistenti, molto duraturi, molto comodi, poca manutenzione, quindi ha tutte quelle caratteristiche idonee a chi dice: senti, ho voglia di comprare un orologio importante, spendo qualche soldino, perché comunque anche lì certo non arriviamo a cifre esormitanti, ma bisogna considerare. Beh, sono aumentati un bel po' anche loro, esatto, sono sempre qualche migliaia di euro, cioè insomma. Ok, e abbiamo il piacere di tenerlo al polso, finalmente. Quindi viva Tudor. Per quanto mi riguarda, viva Tudor. Approvata Tudor. L'acquisto più importante che ti ha mai fatto un cliente? In termini economici? Sì. Tesoro, io non ho mai venduto gli orologi da 500.000, devo essere sincero.
Quindi quello che ti ha dato più soddisfazione? Ti posso dire l'orologio più importante che abbia venduto. Royal Oak, nella versione, nella rarissima versione che facevano una volta, acciaio e platino. Sì, lo conosco, okay. Bellissimo. Esatto. Insomma, è un orologio oggi estremamente importante e anche estremamente costoso, ma quando l'ho venduto io l'ho venduto, non mi dimenticherò mai, a euro 22.500. Ma sai, io sono anche uno di quelli che vendeva i Patek 3810 a 12.000, 14.000, poi è venduto anche a 18, ok? Altri tempi. Esatto. Quindi l'orologio più importante, attenzione, non il più costoso, ma... Ricordiamoci che abbiamo tra poco 17 anni di storia, quindi altri tempi, ma neanche, senza esagerare. Il miglior marchio emergente, secondo te, nel mondo degli orologi? A parte Tudor, che abbiamo detto sta andando Tudor non è emergente. Però non è più emergente. È una storia, dai. Non lo so, guarda... Io sotto quel punto di vista forse non sono il commerciante più giusto, mi metti veramente in difficoltà perché non faccio troppa ricerca di mercato, però io sicuramente punterei su qualche brand italiano, anche per un po' di sano campanilismo, e qui ce ne sono diversi, diciamo che stanno seguendo strade completamente diverse gli uni dagli altri. Io sono sicuro che nella prossima decade vedremo almeno un paio di brand italiani entrare nel goto dell'orologeria. Uno di questi oggi che più ti piace? Senti, devo essere sincero, perché ho una collaborazione e perché grazie a questa collaborazione vedo da dentro cosa stanno come facendo. Lavorano. Sì, e il progetto che hanno, soprattutto, cosa importante, la Lorenz. Stanno Lorenz ha storia, insomma, è un storia, brand che ha fatto belle a storia, cose. Però da una quindicina d'anni ha cambiato management e è partita da una situazione, come spesso capita, economica abbastanza difficile, e è stata rivoluzionata. Oggi è un'azienda molto solida economicamente parlando e che, acquisita questa solidità, sta puntando alla qualità. Ci puoi raccontare come funziona il mondo dei reseller? Cioè, da chi comprate? Avete canali nascosti, segreti? No, segreti no, anzi, guarda, io ti dico la verità, anche col lavoro che faccio in associazione, noi vogliamo far crescere il settore. Bisogna lavorare con qualità, con coscienza, con sapienza, non con segreti. Non facciamo magie, non facciamo nulla di strano, ok? Tanta determinazione e tanta applicazione, ok? E studio, un pochettino di studio che non fa mai male a nessuno. Beh sì, perché non è facile vendere. L'improvvisazione, ti prego, l'improvvisazione. Nel mondo di oggi, secondo me, siamo negli anni 20. L'improvvisazione è proprio qualcosa che va debellato, è il male di questi anni, secondo me. Quindi no, segreti no, e non voglio che ce ne siano. Ok, io sono la persona più felice del mondo, se qualcuno viene e mi dice: senti, ma mi spieghi un attimino? Ma volentieri, perché è l'unico modo per far crescere questo settore in maniera sana, seria, giusta, ok? Ultima domanda. Quindi. Abbiamo iniziato con la prima, bruttissima, l'ultima è ancora peggio. Grazie. Certificazione Rolex e vendita dell'usato. Che cosa ne pensi? Che cosa succederà? Felice? Sono felice? No, questa non è una brutta domanda. Ti sei sbagliato. Questa è una bellissima domanda. Ah, ok, spiegami perché. Perché vedi, finalmente casa madre, io la chiamo così perché tanto la maggior parte dei clienti chiede sempre di Rolex, no? Ok. Beh. Allora, casa madre identifica degli standard qualitativi veri, oggettivi, e prima o poi, questione di tempo, ma io dico nei prossimi 2 anni, entreranno in circolo, la gente si abituerà a questi standard qualitativi. E il mercato si alzerà di qualità. Ora, per chi fa il furbetto o lavora con bassa qualità sarà un grande problema. Per chi come noi ormai ha intrapreso in maniera decisa un percorso che punta alla qualità più alta in assoluto, sarà un riconoscimento dei nostri meriti. Grazie! Non hai paura che Rolex voglia controllare il mercato dell'usato per abbassare, per esempio, i prezzi? No, non c'è questa, i prezzi non si abbasseranno. No, attenzione. Alzare la qualità non vuol dire mai abbassare i prezzi, come regola di mercato generale, quindi assolutamente no.
I prezzi si alzeranno per certi versi, ma basta vedere, non voglio fare nomi, Bucherer, giusto per non fare nomi, che nelle sue sedi già da quasi un paio di anni fa il secondo polso, autorizzato da casa madre, quindi è stato il precursore, l'antesignano, ok? Basta andare sul suo sito e vedere i prezzi dell'usato. Sì, i prezzi sono alti, molto alti. Molto più alti dei nostri! Molto più alti. Molto più alti. Cioè, ma il ragionamento è semplice. Quindi rimarrà così, qualità alta, prezzi no, alti? No, si dovranno un po' adattare sui prezzi perché veramente hanno troppo prezzi alti. Improponibili, per carità. Ma non avranno mai la spregiudicatezza di arrivare ai nostri piccoli margini di ricarico, ok? E quello ci darà sempre un grande vantaggio, quindi io assolutamente non temo questo programma, anzi vorrei che quanti più concessionari lo attuassero in Italia, purtroppo sono pochi, per ora sì, sono sette pochi. Se non sbaglio, no? Quindi è ancora poca roba, ma se si diffondesse di più sarei molto felice, perché finalmente iniziamo a parlare di qualità. Giulio, grazie per questa intervista, per essere stato con noi. Grazie a te e grazie a tutti gli amici. Ciao.